Amici di MS Sport, amici di MS Channel, amici social, bentrovati ad una nuova puntata di Fighters Life. Ancora una volta per parlare di sport da combattimento, ancora una volta per parlare di pugilato, di nobile arte pugilistica. E quindi diamo il benvenuto al nostro ospite, Gianluca Ceglia. Ciao Gianluca, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Valerio. Allora Gianluca, finalmente possiamo dire che ci siamo. Anche se ormai siamo abituati, finché non ti vediamo salire da quei magici scalini e scavalcare le 16 corde, sembra sempre che possa succedere qualunque tipo di impedimento, ma. È vero. È vero, è vero. Dopo 2 anni mi fa sempre questa sensazione. Mi sembra sempre che può succedere qualcosa. Però Fino all'ultimo. possiamo dire che giovedì, ecco, noi stiamo registrando questa puntata che va in onda proprio nel giorno in cui tu dovresti essere in Francia, quindi Giovedì 8. giovedì sarà in Francia e sabato 30 aprile finalmente combatterai per il campionato d'Europa dei pesi leggeri. Innanzitutto, come Sì. stai e come stai rifinendo la preparazione nella fase di scarico? No, vabbè, sto bene, ho fatto una preparazione lunga e comunque già anche le altre preparazioni che comunque ho fatto, io staccavo solo 15 giorni, ma poi comunque mi iniziavo di nuovo ad allenare. Mo adesso siamo nella fase di scarico, il forte è stato fatto, adesso stiamo soltanto lavorando di scioltezza, ginnastica e scendere il peso praticamente, stiamo lavorando più sul peso adesso, gli ultimi 2 o 3 giorni. C'è ancora molto da limare, Gianluca. Farai un taglio drastico No, del peso oppure lo stai raggiungendo piano piano, giorno per giorno? no, no, gradualmente, stamattina ero già 62 kg, quindi Ci siamo. altri 700 grammi ci siamo, dai. Ci siamo, ci siamo. 700 E grammi, sì. ascoltami, No. Gianluca, la preparazione per questo match. La preparazione per un avversario contro Ivan Mendy, hai avuto modo di fare uno sparring in base alle caratteristiche fisiche e tecniche del tuo avversario? Diciamo che comunque è l'unico che ho fatto lo sparring proprio come picchiatore, che è un po' più basato a terra, era Picardi, Gianluca, che comunque viene avanti essendo un po' più robusto, è un demobilitatore come lo è anche praticamente Mandy, ti demolisce piano piano, piano piano. Anche se io ti dico la verità, non sto lavorando per scappare, vado là, anzi. Mi metto vicino, attaccato, testa a testa, a fare il match così per tutte le 12 riprese, se ci riusciamo ad arrivarci. Quindi è stato un pochino, ti ha illuminato un pochino il match di Magnesi con Contreras? Sì, diciamo sì, devo fare un match del genere, perché Contreras in Mandi a media distanza è più pericoloso. Infatti tutti i KO che c'ha c'è la media distanza, no? Corpo a corpo da vicino. Diciamo che lavorando da vicino sarei tecnicamente un po' più bravo io, però devo stare attento nelle uscite, perché comunque a media distanza se ti prendi il colpo bene ti mette giù. Allora, sappiamo che un avversario fortissimo, un ex campione del mondo, un pugile molto esperto, molto pericoloso, si combatte in Francia a casa sua, ma da quello che sentiamo, anche ecco, da come ti ho sentito in privato le ultime volte che ci siamo sentiti, tu vai veramente agguerrito in Francia, Gianluca. Assolutamente, Valerio. Salirò sul ring che sono veramente non ho paura di andare KO. Dico questo perché quando uno non ha paura di andare KO, fa di tutto per mettere l'avversario a terra o non dargli una tregua. Perché veramente devo strafare, poi quello che succede, succede, però devo dare il massimo di me stesso, poi può succedere di tutto, un colpo lo posso prendere io, come lo può prendere lui. Senti Gianluca, come hai lavorato anche da un punto di vista fisico? Per fare il match che vuoi fare tu, devi essere pronto Sì. ad avere 12 round di benzina dal primo gong Assolutamente.
devi essere Assolutamente pronto sì, è buono. fisicamente, ecco, sia sulle gambe che sugli spostamenti, che sul fiato e sul ritmo. Infatti Vai, abbiamo vai. lavorato proprio sulle gambe con il preparatore atletico, il pomeriggio la tattica e la tecnica da Azzurro con Gaetano Nice Pro. Abbiamo proprio fatto queste cose qua. Ritmo alto, spostamenti, scivolamenti e stargli comunque attaccato addosso. Allora, andiamo a vedere un minimo le caratteristiche, ecco come arriviamo a questa sfida. Tu hai fatto il match valevole per l'Unione Europea con Pasquale Di Silvio, Sì, 19. una bellissima vittoria qui a Roma, e Sì. un match che anche alle capacità manageriali del tuo manager Davide Buccioni ti hanno consentito di diventare sfidante ufficiale al campionato d'Europa. Ecco, Sì, assolutamente sì. poi c'è stata, è inutile tornare sempre sui discorsi che già Invia. sono stati fatti, perché tutti i Bravo. match che sono saltati, contateli, le motivazioni ormai sono stati sviscerati, le sappiamo tutti. Questo match, contateli, come si dice dalle parti tue, non sa da fare. Quindi, non c'è stata la possibilità di salire sul ring con Tadri, è stato nominato Ivan Mendy. Questo Ivan Mendy che... Hanno nominato il Vai, vai. più forte che potevano nominare, però la verità a me sta cosa mi carica veramente tanto, perché so che sicuramente sarà un match difficile, ma andare lì e vincere lì mi proietterebbe in posizione di ranking che forse neanche immaginavo. Direi proprio di sì, perché Mendy è un campione che ovviamente ha già vinto il campionato di Francia, ha Ed vinto è anche. attualmente, Valerio, scusami, ed è attualmente il quinto al mondo nella WBC. Oltretutto, ha già vinto un mondiale silver WBC, ha vinto un mondiale gold del WBA, un campione a 360 gradi. Ma è anche un pugile molto esperto, ma è anche un pugile che è più di un anno, anzi quasi un anno e mezzo, che non Quasi due. sa, che non Un anno e mezzo. combatte, che Sì, non e sale lui sul era ring. abituato a combattere 3-4 volte all'anno. Ecco, che tipo di pugile ti aspetti sul ring francese sabato sera? Pensi che comunque lui abbia fatto una preparazione che venga subito dentro, oppure pensi che sulle 12 riprese voglia comunque studiare qualche round e magari cercare di poi aumentare un attimino il ritmo alla distanza? Io credo di sì, credo che comunque lui aspetterà, anche perché sulla resistenza, facendo il testa a testa per 12 riprese, io ho notato una cosa di Mendy, è un grande pugile, è forte, però a livello di resistenza nelle ultime riprese tira un po' il fiatone, sta un po' stanco di resistenza. L'unica forza sua, veramente la sua forza, che ti può prendere un colpo anche alla 12ª ripresa e ti può mettere giù, perché là si vede che lui veramente è un pugile che fa male. Però a livello di resistenza, se ci mettiamo un testa a testa per 12 riprese, io non ho mai fatto un passo indietro, come neanche lui. Sarà un match da scintille, credo. Però io credo che lui comunque le prime riprese mi vuole studiare, anche perché comunque c'è l'età, a 38 anni, mettersi subito là. Poi ha fatto tante battaglie, anche tante battaglie che comunque contano, 50 battaglie, ha fatto 50 match, tra cui 20 veramente forte, 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 perché poi comunque sono andato un po' a vedere i match. E comunque, vabbè, andiamo là con la consapevolezza che comunque è un pugile forte, però noi non siamo di meno, sicuramente daranno 2-1 per lui. Ma noi dobbiamo stravolgere i piani. Ascolta Gianluca, sempre se tu vuoi rispondere a sta domanda o se ti vuoi un attimino tenere per te qualcosa. Se lui fa un match di studio o comunque vuole iniziare il match con qualche ripresa di studio, tu o comunque il tuo entourage avete deciso
comunque di aggredirlo sul ritmo dalle prime riprese, o comunque pensi di poterlo studiare anche tu e poi vedere come va il match round dopo round? Allora, se lui si lo vedo proprio che vuole studiare e se ne va un po' girando, però non credo perché non è il suo pugilato. Però se lui fa quello, certamente non ci posso neanche andare dentro in modo da farmi andare a vuoto e lui mi rientra. Quindi poi vado a passettini, sempre con il ritmo alto e cerco di chiuderlo. Però partire poi subito alle prime riprese, come posso rischiare anch'io poi. Chi ha più da perdere, Gianluca Ceglia o Ivan Mendita a sto match? Ivan Mendy. E sta cosa mi piace tanto, gli dico la verità. Perché? È perché comunque ha più da perdere lui. Quando hai più da perdere, stai a casa tua. Io che sono lo sfidando, questa cosa mi carica perché so che sto combattendo contro uno veramente valido, valido, ma non valido di ranking, di titoli che ha vinto. Quindi so che fare un'impresa là per me sarebbe una cosa magnifica. E darò il massimo, che poi ti ripeto, ho meno da perdere da lui perché lui comunque ha questa caratura. Io ho vinto i miei 3 titoli, per l'amor di Dio, tutto quello che vuoi tu, però lui è un grande pugile, le classifiche parlano chiaro. Quindi io vado là, veramente darò l'anima. Che cosa ti ha detto il maestro Zurlo durante la preparazione? Ah, vabbè, sta stare tutti i giorni vicino a me. Lui è Gaetano Nespro. Niente, mi ha detto già lui. Questo è il match, diciamo, tra virgolette, è un match della vita, perché comunque battere un avversario così ti può proiettare in posizioni veramente importanti. Senti, invece da un punto di vista del calore del tifo, di tutta la tua gente, i ragazzi che frequentano la tua palestra, la Sì, gente no, insomma che bellissimo, no, bellissimo. E pensa che come ti stanno caricando? solo a San Valentino, un paese di 10.000 abitanti, mettono 4 schermi giganti, pensa un po', 10.000 abitanti, ma potevano fare uno o due. Quindi c'ho veramente un grande seguito qui, non solo qui, proprio nell'Acro. Infatti metteranno uno schermo a San Marzano, l'altro una piccola frazione di qui, l'altra a Striano. Comunque sarà una bella cosa. Mi fanno veramente sentire un grande calore con queste cose che stanno dimostrando verso di me. Senti, avete avuto modo di studiarlo questo Ivan Mendy? Sappiamo che è un pugile potente, lo hai già detto tu, che è molto bravo alla media distanza. Come Sì. si batte Ivan Mendy? Abbiamo studiato che allora alla media distanza non devo stare mai fermo sul tronco, sempre muovere il tronco e avvicinarmi a passettine. Poi quando sto da vicino picchiare forte e alla fine sempre finirlo con qualche scivolamento, in modo che lui comunque non ti incrocia, perché lui ha un colpo molto pericoloso che vince sempre KO, sarebbe il suo gancio sinistro. Ok, e si vede quando lo porta oppure riesce a portarlo con naturalezza, con velocità e quindi è un colpo che parte senza che l'avversario Diciamo riesca a che guidarlo. è molto caricato, però lo porta anche con naturalezza, quindi è da stare attento al suo sinistro, è veramente da stare attento. Quindi gli devo stare attaccato, Valerio, perché se gli sto attaccato non gli do la sua distanza, anche perché non so se hai notato, ha delle braccia lunghissime, quindi a me a corta, corta distanza lui non riesce ad esprimere tutto il suo pugilato, cosa differente alla media distanza. Assolutamente Gianluca, quindi devi essere pronto, oltre a fare una battaglia pugilistica, anche a un grande dispendio di energia per poter accorciare, 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 accorciare. Assolutamente, assolutamente, sì, però vale, ti ripeto, non devo pensare a dispendere energie, devo pensare a stargli attaccato vicino e menarlo quanto più è possibile, dargli veramente il massimo che posso, stando attento quando sto a media distanza, perché allora, a questi livelli bisogna prendersi i rischi. Se voglio andare lì per provare a vincere, devo rischiare anche di andare giù, secondo me. Eh certo, sempre con giudizio perché poi andare là e cercare il colpo della domenica
senza, No, senza, assolutamente, diciamo, assolutamente, no. senza Sempre con sapere criterio. esatto, cioè avendo una tattica, avendo una preparazione, avendo comunque un lavoro alle spalle che ti porta a rischiare, ma sapendo che rischiando è l'unico modo per poter portare a casa la vittoria, perché non penso che arrivare a competere per il campionato d'Europa, tu ti accontenti di arrivare in Francia e perdere i punti No, ma assolutamente. senza provare a vincere. Ma assolutamente, ti ripeto, darò veramente tutto me stesso, anche perché sto lavorando da sono 2 mesi, infatti poi mi devo fare una vacanza, un po' di riposo, devo staccare proprio da 2 o 3 mesi, anche se staccare per me è una parola grande, visto che ho la palestra, gestisco la palestra, sto sempre là. Senti una cosa, Gianluca, siamo quasi alla conclusione di questa intervista. Tutti i match che sono saltati, contateli. Questo titolo europeo che praticamente è diventata una barzelletta, è diventata una chimera. Ora finalmente ci siamo. Cosa ti porti dentro di tutta questa situazione, di tutti questi rinvii, di tutta questa carica emotiva? Di tutti questi match saltati, di queste preparazioni saltate, anche di introiti, diciamo, economici saltati, perché comunque Io ho fatto un po' i conti, sono 2 anni che mi preparo, quello che prendo vado, ma giusto giusto, diciamo, dai, perché veramente ho fatto 4 preparazioni e io quando comunque integrazione, preparatore atletico, vado ad allenarmi a 50 km dalla mia palestra tutti i giorni, sono spese veramente importanti, nutrizionista, tutto eccetera, ti ripeto, veramente. Cosa ti porti sul ring francese di tutta sta roba? Tanta, tanta rabbia e determinazione, Valerio. E questo era quello che io volevo sentire, perché noi di Fighters Life, nel nostro piccolo, volevamo anche accendere una scintilla. Sicuramente tu già ce l'avevi in testa, ma noi volevamo un attimino mettere un po' di benzina sul fuoco, anche perché crediamo che volere è potere, quindi niente è più forte della voglia di vincere. Quindi Assolutamente, se tu vai convinto di quelle che sono le tue potenzialità, delle tue possibilità, e con il lavoro fatto, che sei con la coscienza a posto, che hai lavorato, che stai bene e che hai la benzina nel motore per poter fare il tuo match e tutte le riprese, e poi come si dice, che vinca il migliore, però assolutamente. la pelle la vendiamo cara. Ma Questo è no, certo. guarda, carissima Valeria, te lo giuro, carissima, ma veramente proprio che devo fare una prestazione, ma la devo più che altro a me stesso per tutto quello che ho passato, ti dico la verità, perché 2 anni così sono stati, ti dico, durissimi, un po' la pandemia, un po' tutto, anche a livello psicologico, veramente non è stato facile superare il tutto. Però questa cosa, ti ripeto, mi fa portare con me tanta, tanta rabbia. Gianluca, portati dentro tutta sta rabbia, speriamo che questa rabbia agonistica ti aiuti a vincere. Combatti per chi ti vuole bene, combatti per tutti gli appassionati di pugilato, per i tuoi tifosi italiani, per tutti coloro che ti seguiranno sui maxi schermi, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Insomma, io penso che ce ne stanno di motivazioni per poter portare a casa sto titolo. Assolutamente, assolutamente sì. E noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci concesso questa intervista alla vigilia della tua partenza. Grazie a voi, grazie a voi. Faremo il tifo per te, e so che ecco chi verrà con te all'angolo, Gianluca. Gaetano Nespron e Domenico Il Cuttoman. E ovviamente il tuo manager Davide Buccioni, che Assolutamente, assolutamente. Lui sarà già, beh, lui l'avevo dato per scontato perché è il mio manager, quindi. sta già scalpitando ed è prontissimo per andare a prendere Parte prima st'aereo. lui che io. Parte prima lui che io, parte domani lui. Ah, ecco, addirittura, Sì. addirittura.
Quindi diciamo che ti aspetta a braccia aperte in Francia. Sì. Ringraziamo Gianluca Cele per essere stato con noi, amici di Fighters Life. Vi abbiamo raccontato la vigilia di un grande evento, la vigilia di un grande match, la vigilia di un ragazzo che porta tanti sogni e tante speranze per se stesso e per il pugilato italiano. Noi, come sempre, sosteniamo tutti i pugili italiani, tutti i ragazzi che hanno un sogno da realizzare. Forza Gianluca Ceglia, forza Italia. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo sempre di rimanere collegati con i canali social Fighters Life. Vi invitiamo sempre a sostenerci, vi invitiamo sempre ad avere ecco, un pensiero nei nostri confronti. Ecco, se volete darci anche qualche consiglio, potete entrare nei canali social Fighters Life e dire liberamente quello che volete. Se volete darci qualche consiglio, se volete anche consigliarci qualche intervista che desiderate, perché Fighters Life, come diciamo sempre, is the next generation of fighters. Grazie Gianluca. Grazie a voi Valerio, grazie mille, buona serata. Subito dopo di noi l'angolo neutro a cura di Iuri Alviti, quindi rimanete sui canali Media Sport, perché Media Sport is the next generation of tutto quello che volete. I hear a lot of talk about old-time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.